Adesso vorrei presentare brevemente il professor Bonandini che affronterà il tema dell'ambiente da un punto di vista naturalmente un po' particolare e forse poco usuale. E il professor Bonandini è docente di teologia sistematica presso la facoltà teologica del Triveneto di Padova e di teologia ecumenica presso l'Istituto di Studi Economici San Bernardino di Venezia. Ecumenici. È inoltre coordinatore del progetto Etica, Teologia e Teologia della Fondazione Lazio di Padova, membro del gruppo responsabilità dell'Ipreato, dell'Ufficio Nazionale per il Lavoro e i Problemi Sociali del CEI. Nei suoi studi ha dedicato particolare attenzione alla definizione dell'etica ambientale, quale punto di intersezione tra etica sociale e teologia della creazione, alla questione della sostenibilità e ai temi primario, ecumenico e interreligioso. Quindi ci troviamo di fronte a una personalità di altissimo livello e che ci parlerà dell'ambiente visto da un punto di vista sicuramente non umano. Grazie, anche per me è un grande piacere essere qui in questa compagnia e ringrazio chi mi ha invitato e ringrazio chi ha voluto condividere questa giornata. Io vorrei muovere da una considerazione assieme. Oggi noi stiamo parlando della crisi ambientale ponendo la nostra attenzione sull'acqua in particolare, ponendo la nostra attenzione su quali passi possiamo oggi fare per contrastare l'emergenza. Ma io credo che il primo elemento che vale la pena di prendere in carico è il fatto che la crisi ambientale definisce una sorta di condizione vitale in cui l'umanità tutta si trova collocata. C'è questa parola come entra nel nostro lessico antropocene, cioè siamo diventati come specie il principale fattore di mutamento delle dinamiche ecologiche e geologiche del pianeta. Quindi in questo senso l'orizzonte in cui vorrei collocare il mio intervento è questo riferimento ad una responsabilità condivisa a tutti i livelli che nasce dalla percezione di una comune vulnerabilità. Pongo l'accento sul comune, che significa questo? Significa che sappiamo quanto profondamente oggi l'ecosistema planetario è vulnerabile ai comportamenti umani, sappiamo al contempo, e molti degli interventi che mi hanno preceduto l'hanno sottolineato, quanto le nostre comunità umane si mostrino fragili rispetto al degrado dell'ecosistema planetario. In questo senso io credo che la contrapposizione tra antropocentrismo ed ecocentrismo faccia per molti aspetti parte di un'altra fase della riflessione etico-ambientale. Oggi forse dobbiamo trovare parole e paradigmi diversi per dare espressione a questa vulnerabilità condivisa e all'esigenza di una responsabilità che con essa si misuri. Con alcuni amici parlavamo di un umanesimo eccentrico, ecologico, responsabile, sensibile. Mi piace l'eccentrico perché vuol dire andare un po' al di là dei diversi centrismi, anche se naturalmente è chiaro che alcune accentuazioni vanno mantenute. Ecco, su queste tematiche ho lavorato per molti anni con la Fondazione Lazza, il mio amico Matteo Mascia prosegue quel percorso. Io non sono più responsabile del progetto Etica, Filosofia e Teologia, ho assunto altri incarichi e quindi ho abbandonato la fondazione qui in Padova. Chiaro però che qualunque paradigma etico-ambientale si assuma, la vera grande sfida oggi è quella di mobilitare risorse e competenze per intervenire in un'area nella quale sfortunatamente, quanto ci dice la comunità scientifica, in termini di perdita di biodiversità, in termini di mutamento climatico e riscaldamento globale, in termini di confini planetari che faceva riferimento all'intervento del vecchio, ciò che ci dice la comunità scientifica, dicevo, non è sostanzialmente assunto ancora dal sentire condiviso, non è diventato cultura comune nel senso ampio di cultura, nonostante il lavoro che si fa sia a livello di ricerca specialistica sia a livello di buona comunicazione, come Sara in qualche modo sottolineava. E che significa questo? Significa che di fatto spesso ci troviamo di fronte a vere e proprie politiche dell'insostenibilità, tese cioè a privilegiare sguardi di breve periodo, poco lungimiranti,
in cui non solo non si guarda alle prossime generazioni, ma non si riesce a guardare al di là della prossima legislatura, ecco, tanto per fissare la scala dei tempi con cui ci troviamo a lavorare. C'è quindi davvero bisogno di un lavoro in cui accanto, non in peggio, accanto all'intervento su specifiche tematiche, accanto a specifici mutamenti, si lavori sull'immaginario culturale, diciamo così. Dobbiamo ritrovare la sensazione di questa condivisa vulnerabilità e responsabilità condivisa e differenziata. Altrimenti poi appunto abbiamo una modifica costituzionale dell'articolo 9, abbiamo questa modifica dell'articolo 41 che sottolinea come la stessa iniziativa economica appunto non può svolgersi in contrasto con una serie di dati tra cui l'ambiente, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Non è poco questo, ma è abbastanza distante dalle politiche che vediamo quotidianamente implementate. Adesso vedremo cosa sarà la prossima legge finanziaria in qualche modo. C'è davvero quindi bisogno di fare un lavoro approfondito, ampio, ad ampio raggio. E in questo senso, ecco, vengo a sottolineare l'importanza del motivo per cui oggi siamo convocati qui in qualche modo, cioè questa opera di Federico Soffiato, che ringrazio, che davvero ha attivato una sensibilità artistica per aiutarci a comprendere e trasformare il tempo complesso che abitiamo. Voi sapete che oggi spesso si parla, c'è anche un corso di laurea a Foscari, Environmental Humanities in un certo senso, come dire, un ambientalismo umanistico o delle humanities attente all'ambiente che ci insegnano a trovare buone ragioni, diciamo così. Perché non ci basta il sapere scientifico, abbiamo bisogno anche di qualcosa che mobiliti i nostri cuori, le nostre teste, le nostre mani all'agire. Ecco, e questo si fa evidentemente operando a molti livelli. Credo che la sensibilità artistica, le opere che guardano in questa direzione siano preziose. Allora dedicherò il tempo che mi resta, che ovviamente non è molto, a una sorta di piccola meditazione, ecco, su quest'opera. Il titolo, innanzitutto, positivamente scioccante, perché Madonna delle acque luride, quando ne ho parlato a mia moglie, lei è un po' storto il naso, lei è un'umanista più raffinata di me, io vengo da studi scientifici, ho la fisica, la mia prima formazione, prima di dedicarmi alla teologia, quindi. Però credo che abbiamo bisogno anche di alcuni shock per capire che anche alcune risorse delle nostre tradizioni culturali e religiose in questo tempo hanno bisogno di essere, come dire, rideclinate in qualche modo in questo inedito contesto dell'antropocene che ci chiama davvero a cambiare rotta, ecco, su questo come su molti altri versanti. Allora io volevo sottolineare tre elementi che avverto come particolarmente vicini alla Madonna delle acque luride che ci è stata proposta. Il primo, l'uso del legno di vaia proveniente dalle Dolomiti, risultato della tempesta che pochi anni fa ha colpito l'intero versante trentino, veneto, bellunese, in parte Friuli Venezia Giulia, una terra che a me è particolarmente cara perché mio padre è di origini trentine, parlavamo prima con Fonsara, ho scoperto che sei di Cavalese, cioè un passo dalla mia Predazzo, quindi siamo quasi conterranei indirettamente. Ma il legno di vaia mi interessa soprattutto perché è un, come dire, richiamo sensibile, concretissimo a questa realtà di un clima che muta e impatta sui territori e sulle vite di chi li abita. Si potrebbe aprire un lungo discorso su questo, non lo faccio, ma è un primo elemento che mi ha colpito in modo particolare. Il secondo è la presenza importante in quest'opera dell'acqua. L'acqua è stato sottolineato in particolare nel primo intervento, è davvero un elemento critico per molti aspetti, ecco, per ciò che viviamo. Per me in particolare l'acqua mi rimanda a Venezia, la città in cui abito ormai da una trentina d'anni, ma mi rimanda anche alla drammaticità dell'inquinamento idrico. Le isole di plastica, secondo me, sono uno degli elementi più inquietanti e più impattanti della dinamica integrata ambientale che stiamo vivendo.
L'acqua mi ha fatto pensare anche, è stata citata l'alluvione di Firenze, io lì sono nato e negli anni dell'alluvione lì ero e ho visto l'impatto su quella città che allora era la mia. L'acqua mi ha fatto anche pensare, peraltro, al dramma delle migrazioni, con queste proposte, infelici proposte normative che emergono in questi giorni, 5.000 euro per possibilità di sopravvivenza. Mi sento veramente disagio in questo contesto. L'acqua, dunque. Ma l'elemento su cui forse mi è stato il motivo per cui penso di essere stato invitato, e quindi qualcosa di una critica, è il riferimento a una tradizione religiosa, perché è una Madonna delle acque luride, quella di cui stiamo parlando oggi. E dimensione religiosa, ci sono tanti riferimenti che si potevano usare. Pensate a Francesco d'Assisi, per esempio. Francesco d'Assisi è diventato giustamente e comprensibilmente un'icona di riferimento ambientale. Il prossimo anno sarà si prepara l'anniversario del Cantico delle Creature di Francesco e la rivista che dirigo, Credere Oggi, sta preparando un numero che proprio su Francesco, il Cantico e l'attualità ambientale proverà in qualche misura a riflettere. Ma qui Federico Soffiato attinge ad un'altra dimensione dell'iconografia tradizionale, quella mariana in qualche modo, rideclinandola appunto per parlare del nostro tempo e delle sue contraddizioni. Se guardiamo l'immagine, avendo avuto, sarebbe bello anche questo sopra di me, cioè in primo luogo questa idea di tenerezza di un bambino in un mondo reso inospitale e di una madre che prova a prendersene cura, tappandogli il naso come per difenderlo dalla schifezza attorno a lui. E stavo pensando, mentre guardavo questo, che una simile sensibilità sarebbe molto apprezzata anche da Papa Francesco, che proprio al numero 241 dell'enciclica Laudato Si parla di Maria come della donna per la cura del creato. Mi permette una breve citazione: Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafitto alla morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo tempo sterminate dal potere umano. Ecco, tutto questo in qualche modo ci aiuta a comprendere in quale contesto, in quale tipo di sensibilità religiosa possiamo inquadrare un'opera come quella di Federico Soffiato. Anche perché essa, nel mentre ci pone dinanzi a questa drammaticità di un creato violato e del suo impatto sugli esseri umani che lo abitano, non dimentica la dimensione della bellezza. Io penso che questo sia un dato estremamente importante, perché è chiaro che da un lato abbiamo bisogno di segnalare e metabolizzare la drammaticità della crisi che viviamo, ma al contempo non dobbiamo dimenticare di presentare la preziosità di ciò che va ottenuto. In questo senso lo stesso Papa Francesco prosegue invitando a non dimenticare questa dimensione di bellezza. Lo stesso testo che vi stavo citando un attimo fa sottolinea come il destino di Maria è comunque anche quello di essere la donna regina di tutto il creato, in cui un essere umano, parte della creazione, ha raggiunto una pienezza di bellezza. Tutto il grande ragionamento che attraversa questa splendida enciclica di Papa Francesco è questo nel collocarci dinanzi alla tensione tra un mondo che ci è donato come creato splendido, prezioso, abitabile, ed il getto che da esso e da noi che lo abitiamo proviene per il degrado a cui lo stiamo sottoponendo. In questa tensione tra lo stupore e la bellezza, le parole di Francesco d'Assisi, Laudato Si, Signore, e l'attenzione per il genio, del creato, in questa tensione mi pare che si collochi questo grande invito alla responsabilità che l'enciclica Laudato Si ci affida e che la Madonna delle acque luride ci rilancia. Solo una sottolineatura, ecco, in questo volumetto che ho dedicato proprio al futuro nell'antropocene, che titolavo Cambiare rotta, alcune battute possono forse esserci utili.
Il numero uno della Laudato Si richiama lo stupore per la bellezza della terra, del cantico di Francesco d'Assisi, ma il numero due, sono proprio le prime righe dell'Enciclica, invita all'ascolto partecipe del grido di una terra sofferente per la violenza della genua. Allora, qui evidentemente, in questa duplice esperienza del nostro rapporto con la terra, un'esperienza di bellezza e un'esperienza di lacerazione, in questa duplice dimensione ha da radicarsi ogni elaborazione etico-ambientale. Concludo semplicemente segnalando che, come probabilmente molti già sanno, si è in attesa del capitolo 2 di Laudato Si, in qualche modo. Voglio sottolineare come questo sia un fatto, nel capitolo 2, un altro testo che accompagnerà Laudato Si, ma è un fatto assolutamente inusuale per il Magistero della Chiesa Cattolica. Non mi risulta sia mai capitato che un pontefice abbia sentito il bisogno di aggiornare un'enciclica con un testo pochi anni dopo averla pubblicata. Penso che sia espressione della percezione di Francesco che in questi anni, gli anni che ci separano dal 2015, non solo molto manca rispetto a ciò che si sarebbe dovuto fare per contrastare la crisi, ma soprattutto ci sono elementi di aggravamento della crisi stessa che esigono quindi una rinnovata presa in carico della responsabilità e anche, questo è l'elemento significativo della enciclica stessa, una collaborazione d'ampio raggio. Laudato Si è davvero una sorta di convocazione di competenze diverse, di motivazioni reali diverse, rivolta quindi ad ogni persona che abita il pianeta, perché ci prendiamo in carico della realtà che abbiamo dinanzi. Un grazie allora a Federico per averci richiamato quest'istanza.